Buongiorno. Voi mi dovreste vedere, io non vi vedo, ma scorrendo l'elenco dei partecipanti ho scoperto che molti di voi mi sono familiari. Alcuni sono dei cari amici. A loro, che mi fa piacere di incontrare in questo strano modo, ma che spero di incontrare di persona, e a tutti gli altri do il mio cordiale benvenuto. Gli altri non me ne vogliano, vorrei ricordare soltanto tre amici: Beppe e Gianni Borsellino di Sciacca e Gustavo Vico di Vigevano. Prima di darvi alcune informazioni operative, lasciatemi confidarvi che ho accettato l'incarico che mi ha proposto AEC, oltre che per la stima nei confronti di Fabrizio Callarà, per le sue geniali intuizioni, anche perché credo fermamente nella fondamentale utilità di una accurata preparazione e di un puntuale aggiornamento professionale nell'attività di intermediazione assicurativa a tutti i livelli, al di là della necessità di adempiere ad una prescrizione che proviene dal legislatore comunitario prima, poi dal nostro ordinamento giuridico con il codice delle assicurazioni e infine dalla regolamentazione dell'organo di vigilanza. Ci ho sempre creduto fermamente che di formazione mi sono occupato fin dagli anni Ottanta, quando agli albori dell'Albo Nazionale Agenti facevo parte del gruppo di agenti che organizzava in ambito Camera di Commercio di Roma la preparazione all'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo. Da allora posso dire di aver continuato senza interruzione fino ad ora che, cessato dall'attività di intermediario, sono impegnato nella formazione su più fronti. Vi auguro quindi un proficuo apprendimento delle nozioni specifiche che vi saranno trasmesse da tecnici competenti nel settore del programma assicurativo per i piccoli comuni d'Italia. Ed ora la nota operativa per la giornata di oggi. Questo aggiornamento professionale si concluderà con esito positivo se risultano almeno 13 risposte esatte su 22, che corrisponde a circa il 60%, quindi è il 6 scolastico. Verranno certificate 4 ore di aggiornamento professionale ai sensi dell'articolo 38 del regolamento 5 del 2006 dell'ISVAP, con tecnica didattica interattiva corrispondenti ad altrettante ore in aula fisica. Non si tratta quindi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 21, propedeutica per l'iscrizione nella sezione E. Gli iscritti nella sezione E, quali collaboratori di agenti, dovranno stampare il test, indicare le risposte, firmare l'elaborato quale titolare di ditta individuale o quale responsabile dell'attività di intermediazione se la lettera di incarico è intestata a società, farlo sottoscrivere dall'agente con il quale collaborano, quale titolare di ditta individuale o quale responsabile dell'attività di intermediazione se il mandato agenziale è intestato a società, il quale garantirà l'effettiva visione e la compilazione del test da parte del soggetto interessato ed inviarlo poi per posta ad AEC S.p.A. Il collaboratore non dovrà compilare il test utilizzando il programma informatico e quindi per la validità del test medesimo, ai fini del rilascio della certificazione del credito formativo, occorre l'invio dell'elaborato cartaceo compilato come sopra indicato. Invece gli iscritti nella sezione E, quali collaboratori di broker, nostri corrispondenti, e gli iscritti nella sezione B, dovranno semplicemente compilare il test utilizzando il programma informatico ed inviarlo online ad AEC S.p.A. In caso di eventuali imprevisti impedimenti tecnici è consentito ripetere il test una volta soltanto. Ricordiamo che risponderemo alle domande scritte in chat alla fine di ogni intervento e vi invitiamo a non usare la chat se non per segnalare problemi tecnici o per fare domande. Per ogni problema tecnico potete chiamare il numero 06 85 332 323, ripeto 06 85 332 323. Per ogni altra questione relativa alla giornata di formazione il numero è 06 85 332 400, ripeto 06 85 332 400. Grazie. Vorrei infine sottolineare che la nuova versione del regolamento numero 5 dell'ISVAP, emanata il 2 luglio scorso e che quindi molti di voi conosceranno, ha confermato per l'aggiornamento professionale il tempo di 30 ore e la frequenza annuale. Questa, come le future iniziative di AEC, verranno per il conseguimento
varranno per il conseguimento di un credito formativo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata. Signori, buongiorno, sono Antonello Polerà dell'AEC. Io vi parlerò della responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici e delle soluzioni LOIZ che porta avanti AEC. Ho pensato di partire da alcuni cenni sulla giurisprudenza, sulla responsabilità dei dipendenti pubblici. Come tutti ben sappiamo, i dipendenti pubblici rispondono del loro operato sotto il profilo civile e sono tenuti a risarcire l'ente d'appartenenza pubblica amministrazione e i terzi dei danni che creano con il loro operato. La responsabilità civile e patrimoniale che interessa questo tipo di soggetto giuridico si può dividere in tre aree diverse: la responsabilità amministrativa, la responsabilità contabile e la responsabilità civile verso terzi. Iniziamo a parlare della responsabilità civile vi ho indicato, ho riportato nelle slide alcune le norme giuridiche a cui si fa riferimento. Allora, per quanto riguarda la responsabilità amministrativa possiamo dire che è una tutela della pubblica amministrazione dei danni che il suo funzionario arreca con la propria attività. Per esserci una responsabilità, che cosa occorre? Che ci sia un danno, che quindi venga leso un interesse legittimo patrimoniale, che il danno sia effettivo, che sia attuale, che comprenda un danno emergente e lucro cessante, che ci sia un rapporto di servizio e un rapporto di un nesso di casualità e che esista per che venga effettuata la rivalsa dell'ente pubblico nei confronti del